Bene, eccoci anche oggi insieme, ad un anno di distanza circa. Abbiamo il piacere di avere ancora ospite Michele Boato, presidente dell'Eco Istituto Alex Langer, la cui sede è a Mestre. Un anno fa abbiamo presentato un libro sui successi, sulle battaglie vinte del movimento ambientalista. Quest'anno presentiamo quest'altro volume, lui ne è ancora l'autore. Si può fare, guida al Veneto sostenibile, 200 piccole grandi opere da scoprire, edito dai Libri di Gaia. La prima osservazione viene da dire: diventando grandi si diventa ottimisti. Io ottimista lo sono sempre stato, altrimenti non avrei cominciato a occupare Ca' Foscari contro la mafia che comandava quella volta. Cioè, bisogna essere ottimisti per lottare. Però in questo caso l'ottimismo l'ho messo ancora più in evidenza perché si può vedere, cioè tu hai un'opera positiva. E siccome non si conoscono, perché sono 80 opere più altre 100, insomma 200 opere che quasi non si conoscono, e si continua a dire sempre, ovviamente, vedi Genova per dire, no? Che disastro, guarda che roba, oppure la metropolitana di superficie non la finiranno mai, oppure la pista ciclabile, ma insomma. E invece bisogna vedere anche quelle cose portate a termine, fatte bene, da privati o dal pubblico, qui c'è un po' di tutto, con interesse anche economico, cioè di impresa o no, volontaristico, dipende dalle situazioni, e vederle per dire si può fare, cioè si può veramente migliorare la città. Cioè, se Padova ha un fiume dentro, un canale, no? Il Piovego, e viene lasciato come un immondezzaio, e c'è un gruppo di amici del Piovego che riescono con fatica, lì c'è il volontariato, a tirar fuori addirittura le scalinate che nessuno conosceva più al Portello e che uno storico di Padova, Bresciani Alvarez, ricorda esserci in un quadro del canaletto, e lui dice: ma queste scalinate devono essere lì sotto. E il sindaco di allora dice: ma dai, là c'è solo, vedi, terra buttata là, eccetera. E loro con le pale vanno lì e liberano queste scalinate, e quando hanno cominciato a liberarle era un giorno solo, hanno trovato il primo gradino, sono andati dal sindaco, da Gottardo, e lui è stato a quel punto sorpreso, come tutti, e adesso abbiamo questa cosa. Allora, loro hanno fatto un'azione che migliora la città di Padova, la migliora è un gruppo, e quindi basta col dire voi siete solo quelli del no, e basta col dire non si può fare niente, si può veramente. Restiamo a Padova un attimo, perché mi viene questa cosa qui che i padovani non sanno. A Padova c'è il più grande tetto fotovoltaico d'Europa. Dov'è? È all'Interporto, ci sono la bellezza di 13 edifici industriali, tutti coperti da pannelli fotovoltaici, più 8, se non sbaglio, come si chiamano, coperture di parcheggi, eccetera. Alla fine il risultato è una potenza di 12,3 megawatt, cioè una potenza enorme, che non danneggia ma migliora la città, perché intanto hai energia pulita, poi hai fatto, invece che amianto, hai messo tetti fotovoltaici, perché spesso questo cambio è stato fatto, tolto l'amianto e messo il pannello fotovoltaico. Terzo, è anche bello da vedere, perché un tetto fotovoltaico è bello a differenza di un campo fotovoltaico, che è sbagliato, cioè invece dell'agricoltura metterci i pannelli, cosa che è successa purtroppo anche qui nel Veneto, ma succede soprattutto in Puglia. Ecco, a Padova noi abbiamo, per esempio, resto un attimo su Padova perché mi è simpatica questa cosa, anche lì vicino all'Interporto c'è il cosiddetto Parco delle Energie Rinnovabili, la Fenice, che a Padova forse un po' li conoscono, ma in giro per il Veneto vi assicuro che non lo conosceva nessuno prima. Ebbene, lì, andare lì dentro e trovare che c'è una capacità di riscaldare o di raffreddare con la geotermia, e ti mostrano tutto l'impianto, l'eolico, microeolico senza fare danni, che gira su se stesso, il fotovoltaico anche lì sopra le case e non le pareti che riescono a non scaldare d'estate e a non raffreddare d'inverno. Questo parco, non a caso si chiama parco, è un gioiello che c'è a Padova, vicino alla zona industriale, in un terreno in cui un ex gruppo di scout l'ha preso, lo paga in affitto dalla Confindustria e lo ha trasformato in questa cosa, e lì dentro le famiglie scoprono che si può giocare, imparare, studiare, insomma. A Padova ci sono dei gioielli, ma non solo a Padova. Poi ci sono delle cose storiche.
che non si conoscono anche queste. Allora, si parla delle ville venete, per esempio. Ville venete, si pensa alla Rotonda di Vicenza, oppure la Malcontenta di Venezia, sì, insomma, di Malcontenta, appunto, e così via. Però ci sono delle ville venete che hanno un valore mondiale e che sono state copiate addirittura dai migliori architetti dell'Arabia, e sono le ville venete dei Monti Berici. Una si chiama proprio Villa Eolia, le altre hanno altri nomi, sì, Villa Schio, eccetera, però sono le ville eoliche. Sono lungo la Riviera Berica, non so. Lungo la Riviera Berica, a Custozza, una frazione di Longare. Vi invito ad andarle a conoscere. Allora lì ci sono degli orari per entrarci. Al pian terreno di queste ville ci sono delle aperture circolari, chiuse, ma dove filtra l'aria, e sentite l'aria fresca, sì, che arriva. È l'aria che arriva dalle caverne dei Monti Berici. 13 gradi, covoli si chiamano, 13 gradi d'estate e d'inverno fissi. Vuol dire che d'estate rinfrescano e d'inverno riscaldano, perché da 13 vai su invece che partire da zero. Galileo Galilei non ci credeva, Palladio aveva fatto addirittura un capitolo del suo libro sull'architettura su queste ville, c'è proprio un paragrafo, un capitoletto su questo. Lui non ci credeva, è andato lì e ha dormito vicino a una di queste imboccature e si è preso una pleurite dal freddo che veniva, e poi ha rinfacciato per tutta la vita i padroni di questa villa che gli hanno fatto venire la pleurite. C'è anche lì, in questa villa, c'è una targa che ricorda ironicamente questa storia di Galileo Galilei. Tutta la storia vera. Galileo, sapete che ha abitato per molti anni a Padova, era a due passi da queste. Ecco, quelle ville sono state poi copiate dagli arabi, che hanno inventato il rinfrescamento naturale sempre, ma con l'acqua, invece che con allora il vento che arriva, le fontane, ed ecco le ville che si rinfrescano, in questo caso in Arabia, dove il caldo è torrido, con l'acqua. E lo stesso Palladio cita anche queste cose qua, cioè c'è un filone della bioarchitettura. Nel libro c'è poi la bioarchitettura, quella moderna. Ancora una volta nel Veneto abbiamo il miglior caso di bioarchitettura moderna, ed è la scuola materna di Crosara di Marostica. Si conosce? Non tanto. Una scuola materna fatta nel lontano 1972 dall'architetto Sergio Losso, che non a caso a cui ho chiesto di fare la prefazione di questo libro, perché oggi abita a Bassano, chiedo scusa, ha una storia alle spalle, ai suoi anni, e la prima cosa bella che ha fatto, grande, è stata questa scuola, che ha tutta una parete a sud, tutta di vetro. Allora, per tutto l'inverno e la primavera e l'autunno, questa scuola poteva funzionare senza un litro di gasolio. D'estate si aprono delle finestrelle in maniera che invece il caldo vada via, ma d'estate la scuola materna non funziona nei momenti in cui sarebbe più difficile gestirla. Un altro bioarchitetto che abbiamo qui nel Veneto, molto importante, che è a Preganziol, che si chiama Remigio Masobello, tutti e due hanno insegnato parecchio anche ad architettura, ma non solo, sono famosi in giro per tutta l'Europa, fa una serie di case che tu le vedi e dici, ma questa è una casa di campagna. Non c'è niente di strano, invece ci sono dei meccanismi, e appunto le pareti rivolte, le finestre rivolte a sud, i muri di un certo tipo, delle aperture che si aprono e si chiudono d'estate o d'inverno, e così, e la tettoia davanti, che per cui quando quando il sole è alto d'estate c'è ombra, quando il sole è basso d'inverno il sole arriva, che Le Corbusier ha chiamato in francese Brice Soleil, è una sua invenzione, in realtà invece è un'invenzione di tanti bioarchitetti. Ebbene, queste case, che riportano anche alle antiche case di campagna che avevano davanti al cortile, avevano il loro, come si chiama, sottoportico, tranquillo. Pensate, perché aveva un senso, poi si è perso sta cosa, e tu vedi le case orientate a est, a ovest, a nord, a sud, tranquillamente, invece devono essere orientate in una certa maniera, certo. E devono avere un certo tipo di vetrate e così via. Tutto questo è per dire, andatele a vedere queste cose, scopritele. Nel Veneto siamo veramente ricchissimi, oltre che di natura e di storia, anche di questa cultura, che è una cultura capillare. Poi c'è l'agricoltura, non so se tu vuoi chiedermi qualcosa, altrimenti io continuo a parlarne di me. Abbiamo ancora un paio di minuti e ascolto. Allora, per esempio, l'agricoltura è una cosa straordinaria nel Veneto. Queste cose che non esistono, per esempio, c'è qui nella copertina un'arpa vicino a una vigna. Cosa ci fa?
ci fa perché a San Pollo di Piave c'è un'azienda, la Casa Belfi, che oltre a fare asparagi, oltre a coltivare di tutto, fa vino, eccetera, da 4 anni è diventata amica di un musicoterapeuta che ha spiegato che le arpe eoliche, cioè una corda alta 10 metri con una cassa armonica sotto che vibra col vento, che ha una certa tonalità, portano alle vigne delle vibrazioni, devono essere proprio quelle, non altre, perché le piante non hanno le orecchie, quindi non sentono i suoni, ma sentono le vibrazioni, che sono simili a quelle, che so, delle foglie degli alberi, degli uccelli che cantano, cioè sono delle vibrazioni naturali e che migliorano la produzione di questo vino, un vino che si chiama... ha un nome proprio legato all'eolico. Ebbene, avere a San Pollo di Piave anche poi le belusere, di cui adesso non, certo, mi dilungo, c'è un libro solo su questo che è uscito ultimamente, un tipico vigneto veneto, e che ha la sua capacità enorme di essere delle gallerie stupende da vedere, eccetera. Ecco, queste cose qua nel libro sono spiegate, nel senso che tu vedi dove sono, c'è il numero di telefono, chiedi, vai. E poi, se vuoi, compri anche il vino o no, o vai a vedere la villa, o i pozzi veneziani, l'ultima che dico, per esempio, certo, non sono pozzi, ma sono delle cisterne di acqua piovana. Perché tu vai a San Marco, vedi la Basilica, a fianco vedi la Piazza dei Leoncini e vedi che è rialzata. Vai in Campo Sant'Angelo, è rialzato. Campo San Trovaso sono rialzati. Perché? Perché avevano 4 tombini che portavano l'acqua sotto, lì c'era la ghiaia e la sabbia, quell'acqua veniva filtrata e i veneziani che non avevano le possibilità di avere falde acquifere dolci, ma salate, per 1000 anni hanno bevuto l'acqua piovana. Anche questo è un elemento di bioarchitettura riscoperto ultimamente dai bioarchitetti, ma che Venezia ha fatto sì che Venezia, mi hanno raccontato ieri, che anche durante la guerra 43-44 avevano bombardato l'acquedotto che era stato comunque fatto da Mestre, e Venezia aveva l'acqua lo stesso perché si sono rimessi a prenderla dai pozzi cisterne. Tutto questo è, secondo me, una grandissimo... è una medaglia che noi dobbiamo riscoprire del Veneto. Ce ne sono infinite di queste storie, bisogna scoprirle. Inutile interrompere il racconto affascinante di Michele Boato. Il titolo è quanto mai azzeccato, lo si capisce anche a posteriori. Si può fare guida al Veneto sostenibile, 200 piccole grandi opere da scoprire. I libri di Gaia e la casa editrice, e lui naturalmente nell'autore. Grazie, a domani. Sai cosa fai? Thank you.